Chi l'ha rifiutato a stare con lui? Un grande filosofo russo di 2 secoli fa disse una frase che penso riassuma la risposta: il bene imposto è il male maggiore. Dio è il sommo bene. Se dovesse imporsi, è una violenza. Pensate alle persone che violentano. Cosa fanno? Vogliono fare l'amore contro voglia. La seconda domanda mi sfugge Aiutaci adesso. Simone, Aiutaci, aiutaci. Simone. La seconda domanda è: quando si perde una persona cara, sento dire Dio se l'è preso perché è degno di lui. In che senso? Tutti Non gli siamo altri. tutti degni? E come deve essere il nostro cammino di Mi permettete di dire che sono risposte cretine? Una volta stavo entrando in una chiesa per parlare della paternità di Dio e sento 2 anziani dirsi l'un l'altro. Sono andato dal parroco per piangere e mi ha detto sicuramente serviva a Dio. Gli stavo per dare un cazzotto. E aveva ragione, perché il parroco ha dato una risposta scema. In che senso serviva? Che cucina bene e la porta nel regno dei cieli? Non ha senso la morte. E la Bibbia ci dice: Dio non ha creato la morte, è entrata per invidia del demonio, è entrata perché è entrato il mistero del male nell'universo. E non dobbiamo cercare un senso nella cosa, dobbiamo cercare, come ha fatto il Signore, di riportare ricordi belli, di trasmettere esperienze belle. Il senso del dolore è nella rivolta del bene che iniziamo a vivere dopo aver subito In il qualche modo dolore. Shaib ci sta dicendo che questa rivolta del bene che viviamo dopo aver subito il dolore è qualcosa che anche un non credente può trovare. Può iniziare da lì e tante persone facendo il bene incontrano Dio. Chi ama, chi fa il bene, incrocia Dio senza saperlo e forse qualche volta si incrocia con gli occhi di Dio e inizia a riconoscerlo. E partiamo dai terremoti. Chi ha fatto l'opera di Dio dopo il terremoto? Dove è stato Dio dopo il terremoto? Nelle persone che sono andate a fare volontariato, in Don Giovanni d'Ercole che è andato a scavare con le persone. Lì è stato Dio, è stato in chi ha consolato un amico che sta soffrendo, chi ha ospitato un amico che sta soffrendo. Non è stato nelle scosse della terra che basta un geologo per Un po' capire. più di senso ci sta aiutando a vederla, avremo bisogno di tantissime puntate. Io solo Martina ho una curiosità per te, cioè se oggi che tu fai l'infermiere lo fai in un ospedale, quindi sempre prossima al dolore degli altri, le tue domande sono cambiate? Il tuo modo di rivolgerti a Dio è cambiato? Beh, sicuramente io ho iniziato a lavorare a giugno, quindi quasi un anno dopo la morte di Andrea, e lì c'è stata anche in me una sorta di rinascita, perché aiutare gli altri nel dolore, renderti conto che puoi dividere anche il tuo dolore con la sofferenza degli altri ti aiuta a risorgere, e questo è stato per me veramente, veramente importante. Grazie a Martina Strazzeri, Niente. grazie a Grazie Robert Chaib e davvero. grazie a Silvio Parri. Grazie, Grazie davvero. Adesso francamente non so come dirla, Gabriella, facciamo. perché abbiamo volato altissimo e il prossimo blocco parleremo di quelle Aiutiamo, è un fastidiose servizio. telefonate, no, che arrivano per piazzarci e venderci qualcosa. Ma anche questa è vita. Tra poco E qui, possiamo passiamo noi. difenderci, aiutarvi a farlo. Rinuncerà a questo tipo di vendita di servizi telefonici. Allora, Massimiliano, possiamo dire che Approfondiamo? staremo tranquilli? Lo Io vedremo, direi cara di no, Gabriella, però lo già vedremo. possiamo dirlo, però, perché l'Enel 1 è, e ce ne sono molti altri. Enel, uno è Sì, e ce ne sono tanti altri. esatto. E vedremo però di capirne di più, no? Anche come difenderci in qualche modo. Lo faremo con gli ospiti che vi presento, a partire da Paolo Sarzana dell'associazione AssoContact, che riunisce le aziende di telemarketing e teleselling. Lei oggi è un po' sul banco degli imputati, No, no? Non si sente ma così, molto meno male, meno tranquilla, male. ben Anche arrivato. perché qui siamo No, nel salotto di casa nostra, quindi no, tutto no, sommato ma possiamo non mi ci discutere sento, mi credo. tranquillamente. Bene, bene. Anzi, mi Grazie di essere sento con noi. vittima insieme a voi, diciamo. Ah, Ah, perfetto, ecco. bene, bene, bene. Via Skype è collegato con noi Fabrizio Premuti, che è il presidente di Consumer Italia. Ben arrivato, Premuti. Consumer. Grazie, buonasera. Buonasera. E infine, una vittima? Una vittima, lui si chiama Andrea Coppola, fa l'architetto e si considera una vittima perché in qualche modo riceve continue telefonate pubblicitarie. Ma quante telefonate al giorno riceve? Vanno a ondate, però no, picchi da minimo 2-3 a picchi da 10. Fino a Fino a 10 10 in una telefonate. Solo al giornata. cellulare, poi
rientro la sera a casa, una telefonatina a casa anche non guasta. Ma poi arrivano nelle ore più impensate. A ora di cena è fastidiosissimo. In genere quando si chiude tutto. Loro dicono che possono telefonare fino alle 9 di sera, ma è chiaro che se mi telefoni alle 8:59, mentre sto cercando di far addormentare mio figlio piccolo, non poi è soprattutto alle 9 di sera, insomma, è quando proprio ci siamo chiusi la porta alle spalle. Basta, no? Esatto. Senta, ma quando sono cominciate le telefonate, definiamo le moleste? È successo qualcosa che l'hanno presa nel... Vorrei saperlo. Io penso, sono stato più volte dai carabinieri, sono stato più volte dal garante della privacy. Probabilmente mi è stato detto che, non so, forse avrò firmato un consenso, ma magari nel 92, nel 95. Ecco, perché questo è un altro tema, che insomma spesso firmiamo senza neanche accorgercene. Esatto. Lei però non ha alcuna consapevolezza in questi anni di una liberatoria, chiamiamola no, così, perché di mi hanno tipo. Spiegato che basta una tessera del supermercato, una cosa qualunque, sì. Una palestra. Quando compiliamo in genere quei formulari... È finito, gli lasci il diritto di dare il tuo numero a chiunque. Senta Coppola, ma ci dà un'idea un po' della tipologia dei contratti che le propongono a tutte le ore? Ma diciamo che ormai non li ascolto neanche più da molti anni. Le prime volte li stavo anche a sentire, spesso si spacciano per fornitori, per call center di altri fornitori, ormai un po' in disuso, ma la classica scusa sono dell'ENI, dell'Enel, dobbiamo cambiare il contatore, dobbiamo darle una nuova offerta, lei deve solo accettare l'offerta e pagherà il 30% in meno, non le facciamo cambiare il contratto, non è niente, lo stai a sentire per un'ora che ti legge alla velocità della luce quel contratto, che non so neanche se sia valida una cosa di questo genere, e poi senti per caso che ti dice, non so, accetta lei che Sorgenia le invii fatturazione. Certo, potremmo dire qualsiasi società. No, no, certamente. No. Beh, dico quella perché mi è capitata quella. Quindi, poteva capitare qualsiasi altra cosa, ma sì, il metodo è un pochino quello. Ovviamente ho interrotto, ho detto no, non accetto perché mi avevi detto che non era questo il fine. Ma ce ne sono tante di metodologie. Cioè, lei ci ha già detto, questo è un modo di difendersi, ha interrotto, interrompe, chiude. Beh, c'è gente che ci casca, però, le persone, ecco, anziane. Ci sono persone, poi adesso premuti su questo è ferratissimo, però io guardando, spulciando tra le carte con Massimiliano mi sono reso conto che lei ultimamente è diventato più ironico e anche più creativo nel difendersi. Sì, ci dica un po', che ha usato un paio di risposte. No, ormai chiudo, ho fatto diverse ultimamente fasi. Ultimamente mi è capitato una telefonata di queste che mi diceva, questa è una telefonata che sta per cambiare la vita. Vita. Ecco, senti un po', a proposito di vita e di morte, come ha risposto il nostro Coppola. Sì, io ho avuto diverse fasi delle mie risposte, dallo stare a sentire e declinare, tanti anni fa ci sono anche cascato, ma insomma, dopo un anno ho visto che non era così conveniente il contratto e ho disdetto, sono passato alla fase ironica, ho detto che ero morto, ho detto che ero il mio avvocato, ero l'avvocato di quel signore che aveva chiamato. Ha pure annunciato che andava dentro per un delitto. Sì, sì, ho detto che, guardi, il signor Coppola, sono l'avvocato, il signor Coppola adesso è sotto interrogatorio perché ha ucciso la moglie. Richiami tra una quindicina d'anni. Allora, è stato comunque richiamato. Ho detto, certo, anche più di una volta. Ho detto di essere il cameriere, il padroncino, non essere in casa. Non funziona. Ho detto tutto. Coppola mia, non funziona. Chissà come si difende Simone. Non lo so. Dalle tue chiamate? Dalle mie dovresti chiamate. Saperlo. È stalking Massimiliano questo. Solo per rimproverarti di posso chiamare. Coinvolgiamo il nostro pubblico, direi. Sì, è meglio. Allora, diteci quante volte al giorno ricevete telefonate pubblicitarie, quali contratti o servizi vi propongono e se non siete interessati, come vi comportate? Raccontatecelo lasciandoci un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 oppure inviateci una mail a siamonoi@tv2000.it. Potete scrivere un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciare un tweet a @siamonoitv2000 e se volete potete anche seguirci da cellulare e tablet scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora Sarzana, lei prima ci ha detto, insomma, un po' così si è accattivato, non so, no, ha detto no, sono no, vittima no. Anche io. Beh, è la verità. Ma la non chiamano. Lo so che è la verità. Ma come come la chiamano? Lei ci chiamano tutti, insomma. Ma quindi. Come ci difendiamo? Cioè noi queste telefonate moleste, sì. Oltre ogni limite, sì. Oltre ogni orario, non vogliamo più riceverle. Beh, guardi, basterebbe un sistema di regole che oggi, come dire, non esiste, non è sufficiente. Quindi non abbiamo strumenti sostanzialmente. Gli strumenti ci sono, ma non sono sufficienti. Nel senso che l'attuale registro delle opposizioni, che è stato
ideato attraverso un DPR, quindi un decreto del Presidente della Repubblica, se non ricordo male, nel 2008, e che viene gestito da una fondazione del MISE, che è la Fondazione Bordoni, è un sito internet dove ciascuno di noi può andare, iscriversi. Solo che io non voglio essere contattato. Il problema è qual è? Che se lei ad esempio ha un numero di telefono cellulare, ma non ha anche un numero di telefono di rete fissa, quella sua iscrizione al solo numero di telefono cellulare ad oggi, per come sono, funzionano le regole, non è sufficiente. Quindi lei si iscrive, è convinto che in questo modo non verrà essere, non sarà più contattato, ma continua a essere contattato. Così come se lei si iscrive, ma il suo numero non fa parte degli elenchi pubblici del telefono, il suo numero di rete fissa, lei continua a essere contattato. Quindi bisogna modificare le regole che oggi governano il registro dell'opposizione. Faccio capire bene, io oggi per difendermi iscrivendomi al registro delle opposizioni posso farlo soltanto per un numero di casa che è sull'elenco telefonico. Esattamente sì. Infatti Coppola assurisce freneticamente. Assolutamente sì, ma le regole non le abbiamo scritte noi. No, diciamo, ma perché no? E c'è tutto un dibattito a cui abbiamo anche ampiamente partecipato, peraltro in Parlamento. Fermo. Beh, no, insomma, il dibattito c'è, però ancora non si è vista la luce. Beh, guardi, non è che è fermo. Ci sono, insomma, innanzitutto i tempi delle norme, come dire, sono quelli. Però se ne parla da tanto, Se ne parla da un pochino, diciamo che l'ultima notizia è che si va al voto a settembre, se cade la legislatura e non si compie il percorso, questo non sta a noi, diciamo. Certo. C'è in realtà un DDL concorrenza che andrà in discussione invece sicuramente entro l'estate, dove sono già presenti iniziative in tal senso e dove è auspicabile vedere affrontare la questione e porre già un primo sistema di regole innovativo. Noi sosteniamo questa cosa che vi ho appena detto, quindi sosteniamo una maggior tutela del consumatore, quindi sosteniamo il fatto di difendere i numeri di telefono mobili, di difendere i numeri di telefono non pubblicati negli elenchi pubblici. Abbiamo un codice di autodisciplina per cui ci auspichiamo che le telefonate vengano fatte solamente all'interno di certe fasce orarie, che vengano fatte identificando sempre chi chiama, per conto di chi sta chiamando. Questo è un aspetto importante. No, è importantissimo. Perché quella che ha raccontato il signore, peraltro, non è una telefonata modesta, è una truffa. Se io chiamo, ha capito, dicendo le propongo una cosa, in realtà sono qualcun altro, ma quella è una truffa. Certo. Ma quindi lì, cadiamo in un altro mondo. Cerco di decodificare quello che ci sta dicendo. Sì. Lei ci sta dicendo, ci sono dei call center che al di là del vuoto normativo che c'è e le difese che abbiamo detto, tutto sommato ci sono dei call center che lavorano in maniera giusta e onesta e altri in maniera un po' più truffaldina. Guardi, purtroppo questa è l'altra faccia della medaglia, nel senso che noi ci sono due associazioni in Italia che all'interno delle quali voi troverete chi fa questo mestiere. Complessivamente sono 40.000 le persone che si occupano dell'attività di vendita telefonica in Italia e fanno capo a queste due associazioni, che hanno delle loro regole, dei loro statuti, dei loro codici, hanno dei contratti nazionali siglati con i sindacati e quant'altro. Esiste poi un altro mondo, definiamolo grigio, definiamolo una giungla, nei confronti della quale anche queste nuove regole di cui stiamo parlando, anche quando venissero approvate entro l'estate, non è detto che non saranno sufficienti. Quindi è fondamentale che lì ci sia una costante attività di monitoraggio, di controllo, che intervengano le istituzioni. Mi perdoni, Sarzana, lei ha detto una cosa molto interessante. Sì. Io vorrei sapere che ne pensa Premuti e vorrei chiedere a Premuti, noi come facciamo a distinguere i call center buoni dalla giungla? Io direi una cosa, che non scarichiamo le colpe su chi ne ha alcune, perché poi ce ne sono altri che ne hanno altre. Quindi i contact center sicuramente hanno delle regole loro interne e tra l'altro non sono tutti uguali, quindi non è che sono soltanto quelli rappresentati da Sarzana, ovviamente, e anche tra quelli rappresentati da Sarzana io non credo che ci siano tutti santi, perché altrimenti le migliaia, anzi i milioni di telefonate moleste e a volte truffe che arrivano ai cittadini italiani, che ci dovremmo chiedere da dove arrivano. È chiaro che arrivano dai contact center. Poi scaricare la colpa sul registro delle opposizioni, questo mi sembra abbastanza inutile, perché sappiamo benissimo che al registro delle opposizioni noi possiamo iscrivere il nostro numero fisso, ma non i cellulari. Lo dicevo, questo l'abbiamo detto. Un contratto, molto spesso non ce ne accorgiamo, ma lo diceva bene prima il consumatore,
noi firmiamo una volta, due volte, tre volte, allora sì, la prima volta è perché finalizziamo la firma alla conclusione del contratto, ma la seconda e la terza volta potremmo anche non metterla quella firma, soprattutto la terza volta non la dobbiamo mettere quella firma, perché stiamo autorizzando un operatore a dare i nostri dati personali a qualcun altro e quindi a permettere a qualcun altro di poterci chiamare, contattare, scrivere ogni volta che vuole, e questo è sbagliatissimo. Quindi intanto ci stai dicendo una cosa molto concreta, ci stai dicendo attenzione a quello che firmate. Assolutamente sì, anzi io sto dicendo non firmate mai alla terza firma, firmate soltanto quello che volete veramente acquistare, quello che volete concludere con quel contratto, ma solo ed esclusivamente quello. Poi il problema è che i contact center difficilmente passano i guai che invece passano le aziende che sono i loro, come dire, i loro mandatari. E questo anche è sbagliato. Senti Fabrizio, però posso domandarti una cosa? Posso intervenire? È un momento, però volevo chiedere. Ma non è giusto che quell'agenzia poi non se la scampi sempre. No Fabrizio, adesso noi abbiamo ormai questi milioni di telefonate che hanno costretto Enel, io voglio sottolinearlo questo, sì. Enel è stata costretta a dire noi rinunciamo al telemarketing, perché soprattutto in questi giorni i casi di reclamo per Enel stanno arrivando a decine. No Fabrizio, io volevo solo sapere da te, poi risentiamo, ritorniamo in studio perché ci sono dei dubbi insomma su quello che stiamo dicendo. Volevo chiederti, ma una volta assodato che magari inavvertitamente queste firme, la terza firma, sono state date, che veniamo contattati ininterrottamente, quali strumenti suggerisci per difenderci? Che facciamo allo stato delle cose? Abbiamo sentito un sergente. Il primo strumento utile è quello di dire all'operatore che ci stiamo chiamando, che ci sta chiamando, che non vogliamo più essere contattati. Ma chiaramente questo va fatto prendendo nota di chi è l'operatore, di quale call center è chiaramente l'operatore, e chiedere anche per conto di chi chiama, chi è il suo cliente. Noi dobbiamo sapere tutte queste informazioni. A quel punto diciamo non vogliamo essere più disturbati, se loro ci disturbano ancora allora parte la denuncia, chiaramente molto semplicemente, ma parte, scatta una denuncia. E allora davanti alla denuncia vediamo poi come vanno a finire le cose. Sanzana, c'è anche la possibilità di chiedere dei risarcimenti. Fabrizio, Sanzana voleva replicare ad alcune cose. A qualsiasi ora, soprattutto anche quelle che arrivano. Io non so se Fabrizio ci sente. Allora dice, chiaramente provocano non un disagio ma un vero e proprio danno biologico alle persone. Allora Sanzana aveva delle riflessioni su alcuni dubbi. Sì, probabilmente l'amico che è in collegamento non ha ascoltato il mio intervento di prima, altrimenti non avrebbe replicato in questo modo, nel senso che io innanzitutto ho esplicitato che in Italia ci sono due grandi associazioni di categoria che rappresentano il settore, non solo la mia, per un totale di 40.000 operatori. Abbiamo delle regole, penso che i miei le rispettino. Lei ha citato non a caso il termine agenzia poco fa quando parlava di una specifica azienda nel settore energetico. Però mi lasci finire, la prego. Le agenzie non hanno nulla a che vedere con le società di call center, quindi secondo me uno dei veri problemi di questo mercato, di questo settore, è questa pletora di piccole o medio piccole o piccole agenzie che operano nel mercato energetico, operano nel mercato delle telecomunicazioni, inquinano è un eufemismo, no? Molto spesso abbiamo però scoperto come c'è una questione importante, Sanzana, no? Quello sì. Di Enel. Ma guardi, Enel è una grande azienda, diciamo, la maggiore azienda energetica d'Italia, è sicuramente una delle aziende che ha fatto magna parse, quindi il più grande utilizzo del canale della vendita telefonica fino a, diciamo, questo mese. Credo che la decisione attenga anche, come dire, a delle strategie commerciali a tutto tondo. Ma ci potrebbe essere un effetto domino? Ma guardi, non lo so se ci sarà un effetto domino. Lei è preoccupato per questo? Ma io personalmente no, credo che ci saranno tante. Guardi, oggi io non vedo altri canali oggettivamente oltre al canale telefonico grazie ai quali, come dire, raggiungere un gran numero di consumatori. Sì, ma non è un problema nostro questo. Internet, non può essere un problema però, questo è un problema non suo, ma delle aziende che devono sviluppare il loro fatturato. Ma esistono i banner su internet, esistono i cartelloni stradali. Il banner da solo su internet. Sono d'accordo con lei. Posso riportarla, può riportare un po' la discussione con i piedi per terra, non perché non lo sia, ma insomma perché abbiamo chi rappresenta il cliente vessato. Prima Premuti ci parlava delle denunce. Lei di denunce ne ha fatte parecchie. Abbiamo sentito che cosa dovremmo avere.
e ancora non abbiamo, insomma, qual allora è? In realtà esiste, in linea teorica lui ha detto bene, in linea pratica non è così. Perché? Perché innanzitutto bisogna sfatare questa cosa del registro delle opposizioni, e i call center sono i primi che non lo sanno o non lo vogliono sapere. Cioè, quando gli si sbraita contro questi poveracci che telefonano, loro rispondono: e lei si deve solo iscrivere al registro delle opposizioni. Scusi, ma lei mi sta chiamando sul cellulare, chi le ha dato il mio numero? No, l'abbiamo preso su internet. Impossibile, non c'è. No, allora l'abbiamo preso da un'altra parte. No, l'abbiamo preso sul sito. Impossibile, non c'è. Insomma, si arrampicano un po' sugli specchi. Il discorso della denuncia che io ho fatto, sì, due volte. Con allora, che esiti? Con nessuno. I carabinieri la prima volta mi hanno detto, così ha fatto. Con tempo tutte perso. Le cose che dobbiamo. Poveraccio, non è che era lui che non voleva. La faccia, mi ha detto, tanto non porta niente. Bene, e infatti non ha portato niente. La seconda volta li ho presi tutti quanti, li ho querelati tutti quanti, cioè tutti quelli che mi ero segnato sul consiglio del garante per la privacy, parliamo anche di questo. Come ha detto sono Premuti, infatti la questione... prendete il numero, la matricola. Sì, il problema è pratico, perché quando si cominciano a ricevere 5-6 telefonate in su, da 5-6 telefonate in su, insomma, appare un po' impensabile che uno deve andare in giro con un modulo. Soprattutto perché spesso rispondono i nostri figli. E io devo stare così a scrivere con la penna. Risponde tutta la gente che è a casa. Ma è ridicolo, no? Perché poi il modulo, prima di mandarglielo, devono essere almeno, se non ricordo, 6-7 cose. Ma io devo andare in giro col modulo. Ma non può essere, no? E poi, mi scusi, termino. L'altra cosa che ha dell'ironico, quando gli si chiede, come giustamente proponeva il signore, di cancellarci dalla lista, dalla loro lista, loro magari ti cancellano pure, ma dalla loro lista. La cosa incredibile è che i call center con l'azienda madre non sono collegati e non sono collegati fra loro. E quindi ti chiama chiunque. Quindi come puoi chiamarmi la famosa società di telefonia veloce e di TV per propormi un contratto che già ho? Perché posso intervenire su questo punto? Perché non ha nulla a che vedere, purtroppo, con chi fa società o servizi di call center. E qui devo confutare un'altra cosa che è stata detta prima, quando si diceva che la responsabilità di queste azioni non vanno in capo ai call center, a chi fa servizi di call center, ma solo ai committenti. Questo non è vero per legge, nel senso che esiste una responsabilità in solido. Per legge i titolari dei dati, quindi no, sono i committenti, le società che fanno servizi di call center, gli elenchi, le liste. Li ricevono. Certo. Quindi, come dire, sono responsabili in solido con chi dà loro questi dati. Giusto. E non siamo noi i generatori di questi dati. Sazzella, abbiamo pochissimo tempo, volevo sentire i telespettatori con Simone. Qualche domanda ci dovrebbe essere. Domanda, testimonianza, insomma, come sempre si sono fatti sentire. Allora, cominciamo con Tina che ci dice: il problema è che ormai conoscono tutti i numeri. Come si fa a parlare di privacy se poi ti chiamano a ogni ora, soprattutto la sera tardi? Maria: a causa della pubblicità insistente ho dovuto staccare il telefono rimanendo solo con il cellulare. Mi stavo esaurendo. Michela: dopo aver sentito la proposta, io rispondo che sono la donna delle pulizie e aggancio. E arriviamo con Angela: in passato mi chiamavano spesso, anzi volevano parlare con mio figlio. Un giorno mi sono stancata e ho detto: senta, mio figlio non c'è, è andato in America. Da quel giorno non hanno più chiamato. E arriva anche la nostra Matilde che ci dice: mi arrivano circa 5 chiamate al giorno. Non ho un metodo, perché spesso penso sempre che dall'altra parte ci sia un padre di famiglia. Insomma, abbiamo così capito, lo saluto cordialmente. Abbiamo capito, Sarzana, che l'esasperazione è alta. Certo. Non abbiamo molto tempo per entrare troppo nel dettaglio, ma io mi stavo domandando, no? Lei prima ha detto, questo sistema abbiamo, oddio, esiste il web, ci sono i banner, ma è efficace davvero questo tipo di sistema? Perché insomma il livello di esasperazione cresce, è alto. Guardi, noi si dobbiamo... fanno i contratti, questa è la... No, i contratti ovviamente sì, altrimenti le aziende non investirebbero più nel canale. Probabilmente la scelta di Enel attiene a questo tipo di considerazione, no? Quindi una scelta di carattere commerciale, imprenditoriale, diciamo, no? Quindi il ritorno rispetto all'investimento che si fa su un canale. E, c'è assolutamente urgente bisogno di regole. Questo c'è per un'esigenza nei confronti dei cittadini, dei consumatori, cioè per l'esigenza nei confronti di quei 40.000 signori o persone che in Italia che fanno questo lavoro e anche delle aziende, dei committenti e quindi delle società, no? Quindi
auspichiamo e premiamo affinché le regole vengano modificate. Abbiamo bisogno di regole, mi pare insomma la giusta chiusa, con cui ringrazio i nostri ospiti. Dicevamo, qualcosa si sta muovendo in Parlamento, noi parecchi mesi fa dicevamo la stessa cosa, aspettiamo le regole, insomma fiduciosi monitoreremo. Ma noi qui siamo. Grazie, noi qui siamo. Grazie, grazie a tutti i nostri ospiti. Grazie a voi. Grazie. Allora, voltiamo pagina, apriamo il cassetto. Eh sì, il cassetto porterà un tema molto molto bello. Parleremo dei gialli in TV. Quanti ne avrete visti? Da Poirot all'ispettore Derrick fino alla signora in giallo, la signora Fletcher. Mitica signora Fletcher. Tra poco qui, passiamo noi. Ormai il nostro cassetto dei ricordi è un punto di riferimento importante per la nostra trasmissione. Oggi parleremo di un genere molto amato e seguito nella televisione italiana. Andiamo con ordine, cerchiamo di capire di che cosa parliamo, come sempre, aprendo uno dei cassetti. All'interno una lente di ingrandimento, come si legge? Così, sì. Ci pensate vedere la Facondo così? Sarebbe ancora più terribile per me, no? No, scherzo, Gabriella. Questo è un fedele compagno di commissari, investigatori, perché oggi parleremo del giallo in TV, parlando di, come dire, saghe storiche come quella di Poirot, peraltro in onda su TV 2000 il sabato alle 21, Poirot, poi Maigret e poi la mitica signora in giallo, la signora Fletcher. Ed è un viaggio che faremo insieme, non farò da solo, no? Anche se io sono un appassionato di questo genere, a partire dalla signora in giallo, le ho viste tutte le puntate. Lo faremo insieme a due ospiti graditissimi che vi presento. Grazie per essere con noi, a Nanni Del Becchi, giornalista del Fatto Quotidiano. Liberiamolo questo applauso, forza! Senza remore, giornalista del Fatto Quotidiano che si occupa appunto di critica televisiva, parli bene di noi, Del Becchi, mi raccomando, sempre bene di noi, per principio. Ed è autore di recente, edito da Bompiani, della guida al giro del mondo che stiamo vedendo nei nostri video wall. Eccolo qui l'ultima fatica di Del Becchi, grazie per essere con noi. E grazie a Silvia Conti, a blogger appassionata, in particolare gran fan della signora Fletcher, anche lei, Quanto è bella la signora Fletcher, straordinaria, straordinaria. Grazie, tra poco parleremo anche della signora in giallo. E ci sarà con noi anche un autore di romanzi gialli, da cui di recente è stata tratta una serie per la TV, ma non vi dico chi è, perché anche noi facciamo un po' di suspense, mica vogliamo essere secondi a nessuno. E insomma, un bel parterre per parlare di questi temi, ma come al solito introduce il tutto un altro giallista d'eccezione, il nostro Simone, storico giallista. Storico da sempre. Da sempre. Comunque, era il 19 maggio del 1996 quando andava in onda in prima TV l'ultima della signora in giallo. Dopo 12 serie e 4 finte visivi per un totale di 264 episodi, finivano le avventure della professoressa in pensione più amata della televisione. Da quel momento si susseguirono tantissime repliche in giro per il mondo, ma non furono più trasmesse, ahimè, le puntate originali. Eccola qui Angela Lansbury, al secolo Angela Lansbury, ma per tutti la signora Fletcher. Ma lei come si è appassionata? La nonna c'entra qualcosa? Sì, la signora in giallo come telefilm è arrivato in Italia nel 1988, io avevo 6 anni, non so se lo stesso anno della prima messa in onda o l'anno successivo, ho iniziato a guardare il telefilm in campagna durante il pranzo con la nonna. E da lì è stato grande amore subito, io supplicavo mia nonna di dedicarci completamente alla visione del telefilm durante il pranzo e ho continuato a guardare la signora in giallo fino a oggi. Ancora oggi, se mi capita di pranzare a casa, la scelta è la signora in giallo, perché è il telefilm. Ma le sa tutte ormai? Sì, è fantastico rivederle, è come riascoltare una favola che si ascoltava da bambini, è bellissimo. Ma quando arriva Del Becchi il giallo in TV in Italia? Il giallo in TV arriva attorno agli anni 60, importato come molte altre cose dalla televisione americana, che ha già più di 10 anni di vita alle spalle e ha già iniziato a produrre le sue serie di maggiore successo. Tutti i vari filoni sono più o meno presenti fin dalla nascita della serie televisiva, ma quella che forse cattura subito il pubblico fin dall'inizio è proprio la serie gialla, che poi
avremmo ribattezzato crime proprio all'americana, crime. Il crime, adesso addirittura ci sono dei canali. Ma allora c'era solo il primo canale e forse c'era come primo personaggio, come antenato della signora in giallo, Perry Mason, che è stato il primo grande protagonista di una serie gialla, anche se era in bianco e nero quel giallo, era uno strano tipo di giallo. Ma perché tutto questo successo? Beh, perché il giallo è, come dire, intanto è una metafora della vita, perché la vita è un po' un giallo in sé. Però a differenza della vita, in 40-45 minuti di una puntata, l'enigma di partenza non solo si dirada, ma addirittura si spiega e abbiamo anche un protagonista, un personaggio, può essere un avvocato, può essere una signora in giallo, può essere un poliziotto che ci rassicura sul fatto che il bene vince sul male. Questo è uno dei motivi, senz'altro, ma non è che vogliamo anche noi, come dire, diventare investigatori, scommettere sulla risoluzione del giallo? Certo, proprio perché per noi questa certezza non c'è nella vita, ecco che ci possiamo invece immedesimare a orari molto precisi, perché noi sappiamo che l'abitudine è un caposaldo della trasmissione televisiva, dell'offerta televisiva, all'ora di pranzo tutti quanti ci possiamo trasformare o comunque proiettare nelle indagini la signora in giallo. E magari uno intanto sta preparando una torta, però ha anche scoperto un assassino, che non è male, viene anche più appetito. Allora, all'inizio Perry Mason, il grandissimo avvocato che le risolveva tutte, perché mica ha perso una causa, tutte, non credo. Tutte. E poi un altro grande punto di riferimento, negli anni 70 nasce in Germania la serie L'ispettore Derrick, che forse rispetto a Perry Mason era un po' più umano, diciamo. Più umano, lo faceva più uomo qualunque. E questo spiega anche il successo, la simpatia che ha riscosso presso una serie di fan illustri. Pochi hanno avuto tanti fan illustri come Derrick in Italia. Nel mio caso, avendo io avuto la fortuna di lavorare con Indro Montanelli, posso assicurare che una delle poche circostanze in cui non si poteva assolutamente disturbare ci Montanelli. Sta svelando una cosa. Assolutamente, ve lo posso svelare perché, come dire, è un'indagine, poliziesca anche questa. No, era una cosa che tutti noi sapevamo. C'erano due o tre appuntamenti sacrali e uno di questi era la puntata di Derrick. Non bisognava disturbarlo. No, lui la vedeva insieme ai suoi amici più stretti, guai a disturbarlo prima che naturalmente venisse risolto l'enigma e il caso. Ma ci ha detto una cosa straordinaria. Sì, sì, no, ma lui l'ha anche scritto e quello che gli piaceva di Derrick era proprio quello che diceva lei prima, cioè il suo essere uomo qualunque, non Superman, non super avvocato, no? Ma proprio uno che, come dire, senza tirarsela troppo, riusciva però a risolvere regolarmente con i suoi vestiti magari un po', come dire, da insomma, da hard discount, cioè non è proprio un massimo dell'eleganza Derrick. Però proprio per questo, come dire, era più facile identificarsi in lui. Ci piaceva l'ispettore Derrick? Certo, il lunedì sera in casa mia era un appuntamento fisso, anche l'ispettore Derrick. Ma c'era qualcosa che non le piaceva oppure tutti i gialli andavano bene? Perché quasi tutti i gialli. Quasi tutti i gialli vi andavano bene quando ero piccola. Di Derrick ho questi ricordi dei toni del grigio, perché gli scenari erano grigi, gli abiti di Derrick erano grigi, molto spesso le ambientazioni erano di quella Germania anni 70, Germania dell'Ovest, molto grigia. Comunque sì. Come si chiamava l'assistente? Te lo ricordi? Clay, no? Non me lo ricordo. Aveva assistente, ma non me lo ricordo. Ce lo ricordiamo? Mi pare Clay, un biondino. Klein. È stato un tentativo tra i pochi e di successo di fare concorrenza alla casa madre statunitense nel genere giallo, perché è un genere nato in Germania negli anni 70. Credo ci siano riusciti. Diciamo sì, ci sono riusciti. Ma quanto conta l'attore nel successo di quei protagonisti? Conta moltissimo, l'abbiamo già detto, perché due sono gli elementi, no? Fondamentali di un giallo. Uno, questa appunto capacità di risolvere un enigma nel quale lo spettatore da una parte assiste, ma dall'altra partecipa, gli sembra anche a lui, anzi scopre lui man mano quali possono essere gli indizi, fa delle ipotesi, eccetera. E dall'altra ci vuole l'eroe, come un po' in tutte le serie.
più che mai in questo caso ci vuole l'eroe che ogni volta nel giro anche, come dire, di 40-45 minuti riconduce all'ordine una situazione di caos. E quindi per esempio Raymond Burr è stato un grandissimo attore proprio identificato in Perry Mason, Horst Stappert, come si chiamava il signore che ha fatto autore attore di un solo personaggio, lui è quasi, come dire, inseparabile lui dal suo personaggio. E per curiosità invece bisogna dire, per paradosso, che con una battuta da toscano quale era Montanelli, una delle cose che lui diceva di apprezzare in Derrick è che era molto bravo, era molto così coinvolgente, però 5 minuti dopo te ne dimenticavi, cioè non aveva nessuno, e questo, come dire, è un ulteriore vantaggio. Allora, sono importanti gli attori, ma siccome questi sono prodotti stranieri sono importanti anche i doppiatori. Allora, il nostro Giorgio Branci è andato ad incontrare Bruno Alessandro, che ha prestato la sua voce sia per Perry Mason che all'ispettore Derrick, e vediamo che cosa ci ha detto. Qualche anno fa venne invitato a Sorrento, c'era una serata di gala alla quale partecipò l'ispettore Derrick. Derrick venne intervistato e parlava in italiano perfetto. Il trucco era questo: io tra le quinte gli davo la voce. Lui faceva così, stava zitto, e io dietro lo doppiavo. E fu un successo notevole a Salerno quella sera. Io ho doppiato tutti gli episodi di Derrick, ho iniziato il doppiaggio nel 78-79, quando la Rai acquistò 9 telefilm e chiamandoli 9 casi per l'ispettore Derrick. E per doppiare l'ispettore Derrick io non ho mai modificato la voce, mai, neanche tanto così. Forse ho fatto quello che dovrebbero fare tutti gli attori, cioè degli esercizi per potenziare il timbro vocale, come fece un grande attore del passato, Laurence Olivier, che doveva fare Otello, e 3 mesi prima fece degli esercizi così, si presentò 3 mesi dopo col vocione da Otello. Io non ho fatto così, ma qualcosa che gli assomiglia. Le caratteristiche della serie Derrick sono quelle di telefilm europeo. Ci tennero molto i tedeschi a farlo con questo stile, non violenti, dove si parla molto, si agisce poco, non ci sono inseguimenti, scazzottate, sangue che scorre a fiumi come nei film americani, ma è molto basato sul dialogo e sulla conoscenza del personaggio, sia esso la vittima non parla più perché è morta, ma i familiari della vittima, oppure l'assassino stesso, per il quale l'ispettore Derrick ha comunque compassione. Il genere Perry Mason è diverso dall'ispettore Derrick, è un avvocato Perry Mason, e lui, prima di prendere uno da patrocinare, da difendere in tribunale, voleva essere sicuro che fosse innocente, se no li mandava a casa. No, guarda, tu sei, mi puzzi di colpevolezza, quella è la strada. Se gli sembrava innocente, lo prendeva sotto la sua ala protettrice e in tribunale dimostrava la sua innocenza, indagando e scoprendo il colpevole con l'aiuto del fido aiutante Paul Drake e della inseparabile segretaria Della Street. E Perry Mason lo doppiai con grande piacere, perché è un signor attore questo qui, Raymond Burr. E mentre per l'ispettore Derrick ho usato la mia voce, per Perry Mason invece ho fatto un lavoro di potenziamento della voce, perché Raymond Burr aveva un vocione spaventoso. Bom, 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 bom. Queste voci proprio belle, piene, però poi nella recitazione grande naturalezza, perché questa è una fase di costruzione antecedente al momento in cui si recita. Quando reciti tu devi dire: come va signore, sta bene lei? Io sto bene. E allora che vogliamo fare? Vogliamo bere un caffè? Una carriera di quasi 30 anni di giornalista serio rovinata in un attimo, cari amici. Però per la signora Fletcher questo è altro, tanto che lei ha organizzato una mostra con delle infografiche che io ho visto prima della trasmissione, sì. Ma sono divertentissime.
Sì, ho applicato queste grafiche che sono scientifiche o più prosaicamente nello stile del marketing. In 264 episodi, sì, le occasioni della signora Fletcher al 50% aveva ragione e all'altro 50% non aveva mai torto, no? Sì, è un po' così. Sì. Ma pure quest'altra è carinissima. Jessica arriva in città, qualcuno muore male, e su questo non ci sono dubbi. Jessica si intromette a fin di bene, la polizia non si raccapezza. Jessica risolve il caso, gioioso fermo immagine finale. Insomma, le azzeccava sempre la nostra signora Fletcher. Sì, e ogni puntata si concludeva con questo suo sorriso bellissimo, immortalato appunto nel fermo immagine. E qualche volta, caro Del Becchi, come dire, la penna di un grande scrittore poi costruisce il personaggio, ma si nota la differenza quando accade questo? No? A volte sì, a volte no. La televisione è molto strana, è uno strano animale da questo punto di vista. Nel cinema c'è una regola: da un buon libro un cattivo film, da un cattivo romanzo invece un buon film. In TV non è proprio così, è più random la TV. Ci sono casi in cui da una penna straordinaria, ad esempio quella di Georges Simenon, nasce un personaggio come Maigret che sopravvive meravigliosamente anche in televisione. Ma anche nel nostro caso, nel caso del nostro Andrea Camilleri e del suo Montalbano, che peraltro Camilleri ha spesso raccontato che non corrisponde assolutamente Zingaretti alla, non solo alla descrizione che lui ne fa nei libri, ma a quello che lui aveva in testa. Eppure quando lo ha visto ha detto: beh, sei ancora più Montalbano di quanto non mi immaginassi. Al di là appunto dell'intenzione dello scrittore. Anche però anche Agatha Christie funzionava con il suo cuore. Anche Agatha Christie. Vediamo, certo, vediamo un estratto. Oh mio Dio, che emozione! Monsieur Poirot? Oui? Sento che sto per svenire. Mia figlia è una sua grandissima ammiratrice, signor Poirot. Merci. Signor Poirot, Rufus Van Alden, nuoto nel petrolio, metaforicamente parlando. Monsieur? E io sono Ruth, o l'onorevole moglie di Derek Catering, quando prenoto un tavolo conosce gli inglesi. Oui, madame. Sono una sua più che fedele ammiratrice, signor Poirot. Si dà il caso che oggi sia il mio compleanno. Félicitations, madame. Darò un party questa sera, qui. Mi dica che verrà o il party sarà un fiasco. Io mi ucciderò e sarà tutta colpa sua. Madame, ho già preso un impegno. Mi negherebbe un favore per il mio compleanno? La prego, mi farebbe veramente felice. Una saga, quella di Poirot, che è possibile vedere qui su TV 2000 il sabato alle 21. E dalla penna di un giornalista e di uno scrittore collegato con noi via Skype da Bologna, Valerio Varesi, è nato un altro personaggio, il commissario Soneri, che poi è diventato anche un successo della TV, interpretato da Luca Barbareschi. La serie si chiama Nebbie e Delitti. Allora, Varesi, come si scrive un giallo? Ci spieghi un po'. Ma io parto sempre da un flash, da una notizia di cronaca che sia emblematica di quello che accade il giorno d'oggi e soprattutto che sia, che racconti molto di più dei fatti in sé, ma sia appunto un esempio di, delle contraddizioni, delle vicende che leggiamo sui giornali, no? Oppure vediamo in televisione. Quindi io parto sempre dalla cronaca perché in realtà, secondo me, a parte che insomma, la realtà è sempre un po' più avanti rispetto alla fantasia, ma la cronaca è una fonte di ispirazione straordinaria, basta saperla leggere. Certi fatti raccontano la società molto di più di quanto non lo racconti un saggio sociologico. Ma c'è differenza tra giallo letterario e giallo televisivo? Due modi di scrittura diversi? Beh sì, il linguaggio delle immagini è un linguaggio che ha una sua autonomia e quindi lavora, diciamo, a parte rispetto alla lingua scritta, al romanzo di carta, diciamo così. E quindi il romanzo che va in televisione in genere viene, nel mio caso per esempio, o nel caso di molti altri autori, quando sono, come sono oggi, molti romanzi noir inquietanti, in televisione questo passa un po' meno. Cioè in televisione forse funziona meglio il giallo rassicurante, quello che avete appena fatto vedere, all'Agatha Christie per intenderci. Ecco, quando si fa una trasmissione si dice bisogna avere ritmo, no? Per tenere desta l'attenzione del telespettatore, ma in un giallo, letterario o televisivo che sia, la suspense come la si mantiene?
Ma la si mantiene intanto con la scrittura, in letteratura, in narrativa la scrittura, quindi la forma è il contenuto, quindi dipende da come un giallo, un noir è scritto. Poi ci sono alcuni accorgimenti, per esempio alla fine di ogni capitolo lasciare in sospeso il lettore, quindi invitarlo a proseguire, un incipit molto accattivante, un meccanismo che sia, come dire, il più possibile non dico thriller, ma insomma che mantenga una certa curiosità, che la pagina abbia una fascinazione, però soprattutto la scrittura che tiene sveglio. Dobbiamo tenere tutto in 30 secondi perché poi ci sfumano, se no. Silvia, la mostra quando, data, la dove? La mostra è a Milano in un circolo che si chiama Cicco Simonetta ed è dedicata a Jessica Fletcher, poi ci sono anche altre infografiche, è ancora in corso. È ancora in corso. Sì. Ma invece, da te ci possiamo dare del tu del vecchio, certo. Ma il giallo in TV tramonterà mai? Io penso proprio di no, anzi, abbiamo visto in questi ultimi tempi che la cronaca nera si sta impadronendo dei meccanismi del giallo. Mi piacerebbe che in un futuro ci fosse un po' la rivincita del giallo vecchio stile, quello della serie e non chissà, invece chissà, della cronaca. Staremo a vedere. Staremo grazie a vedere. Nanni Del Becchi, grazie a Silvia Conti, grazie a Valerio Varesi. Mi chiedevo a vederti con la lettera di gradimento come usando. Allora, è Massimiliano, simpatico. Diamo l'appuntamento, torniamo domani puntuali alle 15.15, torneremo a parlare di violenza sulle donne, ma lo faremo in un'altra prospettiva, alla luce di un sondaggio recente, secondo cui, un sondaggio abbastanza incredibile, secondo cui se le donne subiscono sarebbe colpa loro, una tesi non troppo nuova, assurda, viene da dire, assurda. E per fortuna il sondaggio è assai controverso. A domani, qui, alle 15.15. Vieni a dirmi, Papa Francesco, a domani!